bella. Concedermi un attimo. Sono Ikkota. Aloy, vero? Colei che ha volato sulle ali dei dieci. Al mio villaggio serve il tuo aiuto. La mia gente ha sempre recuperato parti utili dai cumuli di macchine nella foresta a ovest, ma ora è infestata da altre macchine. Di sicuro degli squarciavento. E anche qualcosa di peggio, pare. In passato avrei chiesto al maresciallo Ceccata di aiutarmi ad abbatterle, ma è morto a luce arida. Ora sono solo e senza soldati esperti. Cosa ne dici? Cacciamo? Sì, perché no? Strano. Ceccata diceva la stessa cosa allo stesso modo. Un buon auspicio, credo. Vediamoci ai confini della foresta a ovest. Cacceremo. Sarà bello insieme. Ecco Ikkota. Si va a caccia di macchine. Oh. Qui. Felice di vederti. Siamo vicini a dove la mia gente cercava materiali. E alle macchine ostili. Seguimi pure. Fa strada. Cacciato in questa foresta fin da piccolo. Durante la guerra tra i clan, io e Ceccata l'abbiamo protetta dai palustri. Una delle poche battaglie che Carro abbia perso. Ma Ceccata non era un maresciallo? Sì. Col tempo ha imparato a onorare il sogno di Carro e si è offerto volontario per il primo Kurrut. Mi ha intristito vederlo lasciare il clan per servire il campo, ma tornava spesso ed era sempre un piacere ritrovarlo. Ecco le macchine. La tua abilità è leggendaria. Seguirò i tuoi ordini. Attenta però, potrebbero essercene altri. D'accordo. Sono con te! Thank you.
combatti bene. Meglio di un maresciallo. E meglio di Cercata. Voi due eravate più che amici? Sì. Ogni volta che partiva sentivo una fitta al cuore. E ora lui non c'è più. Era importante. Mi dispiace, Ikota. Tranquilla. Hai aiutato il villaggio. E dato conforto a un vecchio soldato. Ecco a te. Lo meriti. Sei giovane e forte, farai strada. Ma prima o poi potresti tornare. Per cacciare ancora. Sì, perché no?